sventato in una villa a Cartoceto, scatta l'allarme collegato con la vigilanza e i ladri se ne vanno a mani vuote. Avvocati di tutta Italia sul piede di guerra, esclusi dai tribunali per via del Green Pass, chiedono lo stato di agitazione e lo sciopero con lo stop di tutte le attività. 50 giorni di digiuno per la dignità dell'Italia e il risveglio del popolo. A Legnano prosegue lo sciopero della fame del professore privato del lavoro perché senza Green Pass. Per Del Vecchio serve una forza politica che contrasti l'ondata di menzogna. La spiaggia di Torrette è usata come pista da motocross. L'allarme di Argonauta che denuncia è vietato dalla legge e pericoloso per il fratino che nidifica sulla sabbia. Bloccare l'accesso con le barriere. Turbina in azione sul Monte Petrano. Dopo l'ultima nevicata, sul Nerone è inaugurato l'impianto di illuminazione della pista 1. Gli appassionati potranno sciare fino alle 23.30. Buonasera da Occhio alla Notizia. Apriamo il nostro telegiornale con un furto sventato grazie anche alla vigilanza privata. È successo ieri pomeriggio intorno alle ore 18.30 in una villa di Cartoceto. Alla centrale era arrivata la segnalazione dell'allarme proveniente dall'abitazione. Non rispondendo nessuno è stata inviata immediatamente la pattuglia di pronto intervento, la quale una volta giunta sul posto ha verificato che i malintenzionati avevano spaccato un vetro nel tentativo di entrare in casa. Il sistema di allarme era entrato in funzione e la sirena aveva fatto allontanare i ladri a mani vuote. Ancora una volta il binomio sistema antifurto e vigilanza ha permesso di scongiurare l'ennesimo colpo. Oltre 100 avvocati contrari alle norme anti-Covid hanno inviato una lettera al governo, ai presidenti degli ordini e ai comitati delle pari opportunità di tutta Italia per chiedere non solo un tavolo di confronto ma anche che venga dichiarato lo stato di agitazione dell'intera avvocatura e della magistratura con proclamazione dello sciopero e astensione da tutte le attività. In questo periodo storico abbiamo assistito alla distruzione e annientamento della Costituzione italiana sulla base di uno stato di emergenza che tale non può più definirsi, stando a quelli che sono i rapporti dell'Istituto Superiore di Sanità, e tutto nel totale silenzio dell'avvocatura italiana. Inizia così la lettera sottoscritta da più di 100 avvocati e inoltrata al Presidente della Repubblica, alla Commissione europea e al Consiglio d'Europa, nonché al Governo, ai Presidenti degli Ordini e ai Comitati delle Pari Opportunità. Facciamo parte di una categoria, hanno proseguito nella lettera, che dovrebbe essere coesa nella difesa del diritto, indipendentemente da quelle che sono le ideologie scientifiche che ogni singolo componente dell'avvocatura ha. Il potere esecutivo, hanno spiegato, ha soppiantato quello legislativo, per giunta partorendo norme non conformi alla Costituzione e ai trattati internazionali, violando i diritti fondamentali dei cittadini e da ultimo anche dei loro avvocati. Prima firmataria del documento è Pia Perricci. A oggi la situazione è che sostanzialmente noi avvocati non possiamo entrare senza Green Pass e da febbraio gli ultra cinquantenni doppiamente discriminati perché non potranno entrare se non avranno anche la vaccinazione, perché rientrano nella fase degli ultra cinquantenni. E quindi che cosa succede? Dovete essere sostituiti? Succede sostanzialmente che un cliente sceglie noi sulla base di un rapporto fiduciario. Però funzionalmente noi non potremmo andare in tribunale, non possiamo andare in tribunale se non mostriamo un Green Pass. Quindi, ha proseguito, le udienze devono essere effettuate da colleghi che li sostituiscono. La lettera, poi aggiunto per Ricci, l'abbiamo inviata perché nessuno ci ascolta e sentiamo che il diritto sta morendo dinanzi ad un presunto stato di emergenza. Viene dichiarato da più parti, infatti, che la variante Omicron è contagiosa ma non letale. Tutte le nazioni hanno fatto un passo indietro, ha sottolineato l'avvocato, tranne l'Italia, che vuole avere il primato di persone vaccinate che comunque si infettano e possono infettare. E probabilmente avrà il primato di povertà, perché tante famiglie si stanno impoverendo, non potendo permettersi i tamponi, sono costrette a doversi vaccinare, quindi a violentare se stesse per andare contro i propri principi, con uno Stato che peraltro non si assume alcuna responsabilità
perché parla di vaccino obbligatorio, però di fatto costringe le persone a firmare un consenso informato che non è assolutamente informato, al punto tale che quando le persone si rivolgono agli hub vaccinali facendo delle domande specifiche ai medici vaccinatori, costoro non sanno rispondere nella maggior parte dei casi. Il gruppo di avvocati ha chiesto quindi lo stato di agitazione dell'intera avvocatura e della magistratura, con proclamazione dello sciopero ed astensione da tutte le attività. Noi chiediamo un tavolo di confronto, chiediamo soprattutto che gli organi che ci rappresentano inizino veramente a rappresentarci e non facciano prevalentemente delle funzioni politiche, perché l'avvocatura è fatta anche di avvocati che interpretano il diritto in maniera differente da quella maggioritaria e politica, direi. E quindi chiediamo di essere ascoltati, chiediamo che vengano analizzati realmente i dati. Da ultimo, voglio solo evidenziare che oggi mi è stato girato un documento della Regione Piemonte, datato 11 gennaio 2022, dove si dice che in un recente studio FIASO si evidenzia che il 34% dei pazienti ricoverati positivi non è malato di Covid. Quindi significa che abbiamo un 34% di dati effettivi sfalsati. Ciò significa che non c'è un'emergenza sanitaria, perché peraltro non mi pare che siano in sofferenza gli ospedali. È vero che ci sono gli infetti, però è altrettanto vero che non abbiamo i dati di emergenza sanitaria di 2 anni fa. L'AIFA ha certificato che nella settimana tra il 6 e il 12 gennaio le Marche sono state la prima regione italiana nell'utilizzo degli anticorpi monoclonali nella cura del coronavirus. Ad annunciarlo è l'assessore regionale alla sanità Filippo Saltamartini. A fronte di più di 13.300 nuovi positivi, sono state richieste 152 sacche di trattamento con una prevalenza dell'1,14%. La seconda regione in Italia ha una prevalenza dello 0,58%, circa la metà. Ho sempre creduto molto nell'utilizzo dei monoclonali, ha commentato l'assessore, anche perché nell'85% dei casi determinano una guarigione quasi immediata. Il trattamento viene utilizzato in adulti e ragazzi con età pari o superiore ai 12 anni e la terapia viene somministrata per infusione endovenosa da effettuarsi in un tempo di 60 minuti, seguiti da altri 60 di osservazione. Le cure domiciliari come la pillola anti-Covid insieme ai monoclonali, ha concluso l'assessore, sono un valido aiuto per ridurre le ospedalizzazioni. E come annunciato, si svolgerà questo fine settimana lo screening gratuito volontario per gli studenti delle scuole superiori delle Marche. Saranno 15 le postazioni individuate nelle 5 aree vaste nelle quali si potrà accedere senza prenotazione. Un grande sforzo organizzativo di Regione e ASUR impegnate per mettere in campo questa iniziativa volta ad offrire agli alunni uno strumento in più per poter frequentare la scuola in sicurezza. Per quanto riguarda l'area vasta 1, ci si potrà recare sabato 15 in via Lombardia a Pesaro dalle 14:30 alle 19:30, mentre domenica dalle 8 alle 13 sia al CODMA di Rosciano a Fanno che in via Sasso 70 a Urbino. Prosegue da ormai 50 giorni lo sciopero della fame di Rosario Del Vecchio, insegnante di Legnano, che si batte per la dignità dell'Italia, come ci ha ribadito, e per il risveglio del popolo. Per Del Vecchio è necessaria una forza politica che contrasti l'ondata di menzogna. Sentite. Dopo 50 giorni di lotta e preghiera, continua lo sciopero della fame contro il governo anti-italiano e contro il sistema sociale totalitario che lo appoggia e lo serve. Descrive così la sua battaglia Rosario Del Vecchio, che ha svolto per 36 anni la professione di insegnante di religione al Liceo Galilei di Legnano, fino a quando lo Stato non gli ha tolto la possibilità di lavorare, lasciandolo senza stipendio perché non ha il Green Pass. Ho educato i miei 5 figli a vivere per la patria e l'onore, ha spiegato, e non posso non dare il buon esempio proprio ora che il paese rischia di scomparire dalla faccia della terra e di essere sostituito da una massa indistinta di individui senza anima. Gli italiani, ha proseguito Del Vecchio, devono sapere che esiste una parte del popolo ancora sana, piena di vita, di amore e verità. Dopo un mese trascorso a pane e acqua fino a Natale, ora lo sciopero della fame si concentra in alcuni giorni della settimana, ma con una motivazione ben precisa. Ho deciso questa strategia, siccome questa battaglia andrà avanti per molto tempo, allora per non compromettere appunto la salute, cosa faccio? Faccio il digiuno nei giorni feriali, nei giorni di lavoro, nei giorni in cui sono sospeso, nei giorni in cui non vengo
non vengo pagato e quindi sono economicamente in mezzo a una strada, ma i giorni di festa, i giorni del Signore, i giorni di Dio invece mangio. Quindi io continuo questo gesto simbolico che comporta una leggera sofferenza, ma ce la faccio benissimo. In questo periodo Rosario ha ricevuto tantissime attestate di vicinanza e di solidarietà. C'è tanta gente, ci ha raccontato, che ha bisogno di vedere una fiaccola accesa e di capire che la verità esiste. Il problema della nostra epoca è questa falsa verità, la menzogna che domina nella quasi totalità dei media e delle televisioni. Ecco, ma visto il periodo, che cosa ne pensa di fondare un partito politico formato e sostenuto dalle persone non vaccinate? Io dico che c'è esigenza storica, esigenza spirituale, esigenza interiore, ma anche esigenza politica, che si formi una forza politica in Italia, ideale, culturale, politica, che agisca anche politicamente per contrastare questa ondata di menzogna. Abbiamo visto il Presidente del Consiglio l'altro giorno nella conferenza stampa dire che è colpa dei non vaccinati se le cose vanno male. Allora, questa frase è una frase carica di menzogna al 100%, è una frase che aizza la rissa, aizza l'odio tra gli italiani. Questo non ci deve essere, quindi non ci deve essere odio e guerra tra vaccinati e non vaccinati. Ci deve invece essere lotta tra coloro che amano un'Italia libera, un'Italia cristiana, un'Italia che ama la dignità umana, che ama la tradizione italiana, invece un'Italia che oggi domina il potere in mano, un'Italia che è serva delle grandi multinazionali internazionali, che vuole controllare tutta la società, che vuole mettere un green pass sull'anima di ogni persona. Ecco, questo è il nemico. Questa ideologia rappresentata dall'attuale governo, ma l'attuale governo non è l'artefice, è soltanto il servo di questo sistema. Allora ci vuole una forza politica che dica prima di tutto la verità, bisogna dire la verità. Ecco, lo può fondare lei questo partito, ci ha pensato? Io mi metto in gioco, ho una lunga esperienza politica di quando ero giovane, l'ho messa un attimo da parte per dedicarmi alla famiglia, alla cultura, al lavoro, all'insegnamento. Adesso, visto questa situazione eccezionale italiana, ho deciso di alzare di nuovo la testa, di tirare fuori di nuovo, ecco, simbolicamente l'ascia di guerra per dire che adesso in Italia basta, cioè la devono finire questi tecnocrati, finanzieri, banchieri, internazionali che hanno mandato uno dei loro soci a comandare in Italia senza essere eletto, a distruggere l'Italia. Voi con la scusa della pandemia state distruggendo il popolo italiano e allora ci vuole una forza morale, politica, culturale, spirituale che dica no, non vogliamo vivere nella menzogna, vogliamo riprendere la tradizione italiana, vogliamo il prestigio dell'Italia nel Mediterraneo e in Europa. Svegliatevi, aprite gli occhi, aprite l'anima. Qui ci stanno ammazzando. Dio non vuole che l'Italia muoia, che il popolo italiano muoia. Dio vuole un'Italia viva, vuole che i giovani si sposino, facciano i bambini, che aprano dei negozi, aprano delle attività, aprano delle aziende, che siano felici di mettere al mondo dei bambini, devono vedere un futuro. Ci vuole l'aiuto di Dio perché la situazione è troppo grave. Però ci vuole un'azione politica, non bastano i discorsi. L'Italia deve uscire da una cappa di dittatura mentale, dittatura mediatica, dittatura culturale, una dittatura spirituale. Bisogna spezzare le reni alla dittatura spirituale, anche con la sofferenza, anche con la gioia, anche con la voglia di vivere, anche col pensiero, con la razionalità, con la filosofia, ma soprattutto con l'azione. Si è aperto oggi ad Ancona, in Corte d'Assise d'Appello, il processo di secondo grado per la strage della discoteca Lanterna Azzurra di Corinaldo, dove nel 2018 morirono 6 persone. Sul banco degli imputati 6 giovani del Modenese, già condannati in primo grado, con pene comprese tra i 10 e i 12 anni e 4 mesi di carcere, e ritenuti componenti della cosiddetta banda dello spray. La sentenza potrebbe arrivare il 10 o il 17 marzo. La Procura, come riporta l'ANSA, sollecita il riconoscimento dell'accusa di associazione a delinquere caduta in primo grado. Le difese invece sostengono l'estraneità dei fatti, l'estraneità ai fatti dei loro assistiti, che secondo l'accusa sarebbero entrati in azione in discoteca con un modus operandi già attuato in altri locali d'Italia, creare confusione e approfittarne per strappare collanine o altri oggetti preziosi.
Intanto il pubblico ministero di Ancona, Paolo Gubinelli, ha richiesto 5 condanne e 2 assoluzioni per i 7 imputati del processo bis relativo alle autorizzazioni alla sicurezza della Lanterna Azzurra. L'udienza davanti al GUP ieri è durata circa 7 ore. Per 2 proprietari della discoteca è stata chiesta l'assoluzione perché all'esito dell'attività d'indagine non sono emersi elementi di colpevolezza. Per Marco Cecchini, DJ e gestore di fatto del locale, sono stati chiesti 6 anni di reclusione più 1 mese di arresto. Per Capone, socio della Magic che aveva in gestione la discoteca, sono stati chiesti 4 anni e 8 mesi. Stessa pena per Gianni Ermellini, responsabile della sicurezza, mentre per Alberto e Marco Mici, anche loro proprietari dell'immobile, sono stati chiesti 3 anni di carcere. Questa mattina il sindaco e presidente ALI Autonomie Locali Italiane Matteo Ricci ha portato il suo ultimo saluto e quello della città di Pesaro al presidente del Parlamento europeo Davide Sassoli, scomparso lo scorso 11 gennaio. Davide amava il giornalismo, la politica e l'Europa, ha dichiarato Ricci all'uscita della Camera Ardente in Campidoglio. È stato un amico di grandi principi e valori, antifascista, con lo sguardo aperto e immensa umanità. Mancherà tutto di lui. Oggi, ha concluso il sindaco, il nostro paese piange la scomparsa di un grande uomo. La spiaggia di Torrette è utilizzata come una pista da motocross. È la denuncia di Argonauta, l'associazione naturalistica, che dopo aver ricevuto diverse segnalazioni lancia un appello ai cittadini. Questo comportamento infatti non solo è vietato dalla legge, ma mette anche a rischio il fratino, un uccello piccolo e raro che nidifica proprio sulla spiaggia. Tutti i dettagli nel servizio di Filippo Pucci. L'associazione Argonauta di Fano denuncia l'utilizzo della spiaggia di Torrette come pista da cross o fuoristrada. Questa azione, vietata dalla legge regionale, porta ad una conseguenza dell'impatto ambientale perché quel tratto di costa viene frequentato dal fratino, ovvero un uccellino che durante alcuni periodi dell'anno nidifica proprio lungo quella zona. Questa è una specie che nidifica e vive nelle spiagge. In questo momento non si trova qui, ma gli esemplari che nidificano in questa spiaggia sono nel sud Italia o in Africa, ma a breve torneranno indietro. È veramente una specie rara, cioè si parla di alcune centinaia di coppie in tutta Italia e con una grossa colonia, grossa tra virgolette, una trentina di covate, nella zona di Senigallia. Abbiamo riscontrato qui in spiaggia in questo periodo la presenza di mezzi, quindi diciamo moto da cross e SUV in spiaggia, proprio nel tratto in cui diciamo tra poco arriveranno i fratini per nidificare. La spiaggia infatti è tappezzata di cartelli dove viene elencato un vademecum su come comportarsi in caso di avvistamento. Tra queste, quello di non avvicinarsi al nido e di non seguire o toccare i pulcini perché, una volta nati, scappano via dal nido e incominciano a girare con i genitori per la spiaggia, ma chiaramente non riescono a volare. Quindi il problema delle moto e dei mezzi è grave perché mentre si riproducono oppure ci sono i piccoli, quei mezzi insomma, li possono schiacciare oppure infastidire i genitori che chiaramente scappano. E un altro problema possono essere anche i cani, inseguono pulcini oppure vanno sopra questi nidi di fratino e distruggono le nidiate. Argonauta, oltre a rivolgere un appello al controllo da parte delle forze dell'ordine preposte, lo fa anche a tutti quelli che avvistano le nidiate. Facile riconoscere i nidi perché formati da 3 o 4 uova sul suolo sabbioso. Importante, dicono, è quello di contattare subito l'associazione. Se trovate dei nidi, magari di contattare proprio l'associazione Argonauta che sta seguendo il progetto. E noi provvederemo a posizionare appunto questi paletti per difendere la nidiata. E chiediamo rispetto perché è un animale raro, quindi chiediamo ai faniesi di essere sensibili, di essere attenti in questo tratto di spiaggia per salvaguardare la vita di questa specie.
E se l'ondata di maltempo nei giorni scorsi ha portato i primi fiocchi di neve del 2022 anche sulla costa, sui monti dell'entroterra pesarese la coltre bianca la fa ancora da padrona. Guardate queste immagini che arrivano da Monte Petrano, che fa parte dell'Appennino Umbro-Marchigiano e si trova nel territorio del comune di Cagli, a 1162 metri sul livello del mare. Lì ha nevicato abbondantemente sia domenica che lunedì con accumuli fino a 50 centimetri. È stata attivata anche ieri la turbina della ditta Cancellieri di Serravalle di Carda e la viabilità, ci dicono, è stata ripristinata, ma sono necessarie le gomme termiche per transitare sulle strade. In azione gli spazzaneve anche sul Nerone, dove ci sono accumuli fino a 2 metri. Tra l'altro oggi pomeriggio è stata inaugurata l'illuminazione della pista numero 1 con l'apertura degli impianti da sci in notturna. Saranno in funzione il venerdì dalle 9 alle 16.30 per la gioia di tanti appassionati, anche dalle 20 alle 23.30, mentre dal sabato a lunedì l'apertura è dalle 9 alle 16.30. E questa è l'ultima notizia del nostro telegiornale. Rimanete sintonizzati perché tra poco trasmetteremo uno speciale sul calendario 2022 della nota azienda Midor, che quest'anno ha deciso di dedicarlo alla città di Urbino. Buona serata, l'informazione torna domani mattina insieme a Massimo Fughetti con la lettura dei quotidiani. Arrivederci.